Signore e signori, dagli studi di Via Mestre in Milano, Maurizio Crozza! Letta, il demonio posseduto, il Signore ci deve aiuto, Maria Elena ci mandò. Viva Santa Moni, e miracolo delle ripone, viva Santa Moni, e il Senato eliminò, coi poteri suoi divini, e miracolo agli amici, prima Renzi andava in bici, ora si è comprato un jet. Santa Moni, cose triste, un pochino non te lo dice, viva Onoriamo Santa Boschi d'Arezzo, beata Maria Elena, non le sembra esagerato, del PD, sposa già ministro pieno di luce, ma addirittura gran badessa delle riforme arcivescova. Cosa? Cosa ha detto? Arcivescova. Arcivescova? Sì. Guardi, non mi del mai... Parlamento, sì. Gran camerlengo del governo. Io capisco. Camerli. Cosa dice? Dica bene. Carmelitana. Ecco. Che sarebbe scorretto definire scalza. Ah. Visto l'amore per le décolleté di Jimmy Choo. Vabbè, senta, non le sembra di esagerare, adesso va bene. Esagerare? Che... sì, esagerare. La processione mi sembra un po'... Questa santa ha abolito il Senato. È un ministro, ha cancellato il bicameralismo perfetto. Sì, è vero. Ha modificato la legge elettorale, ma sì, soprattutto ha portato il luzzidalabbra trasparente nel Consiglio dei Ministri. Vabbè, ma non è che sia un... Santa Boschi che sei lì, abbia cuore il tuo PD. Sì. Santa Boschi, pia speranza, fai sparire la mina. Mamma mia, ma senta, ma per favore non può... serve decisione, sì, una legge in velocità. Ecco arriva Santa Boschi, la fiducia chiederà. Sì, ma Santa Boschi, che rottama la Costituzione. Viva Santa Boschi. Che selfie, ma lasci stare. Senta, signori, ma... miei, sì, sono così tanti i miracoli che ha fatto Maria Elena Boschi. Ma no, infatti è talmente speciale che a differenza degli altri santi non le è dedicato un giorno solo. Ma no? Ma un'intera legislatura. Eppure ci sono ancora tanti scettici che negano i poteri miracolosi della santa. Vabbè, meno male. Ma è l'opposizione. Nonostante ci siano le sacre slide, no, vabbè, le sacre che slide raccontano dei suoi prodigi. Sacre slide esagerato, dai. E se non bastano quelle, ci sono le storie vere. Ah. Di gente vera. Addirittura. Come Riccarda. Chi? Vieni, Riccarda. Riccarda. Riccarda aveva un brutto conto in obbligazioni in una famosa banca toscana. Sì, vabbè, certo, sì. Era triste, perché le ricordava la scomparsa della nonna. Vabbè. Infatti era una sua eredità. Ah, mamma mia. Una notte Riccarda va a letto. Sì. E? La mattina dopo si sveglia e... Dillo tu, Riccarda. Il conto era sparito, cancellato, non c'era più. Mamma mia, mamma mia. E dove dormi ora, Riccarda? Sotto Ponte Vecchio. Oh. Uno dei posti più belli del mondo. No, rendiamo grazie a Santa Boschi. Ma come? No! Santa Boschi, bella e buona. Ma che bella e buona. Beppe Grillo ci bastona. Santa Boschi, buona e bella, manda i voti di Mastella. Possiamo parlare? Quando poi la notte fonda, serve un emendamento, basta un cenno col tormento. Sì.
attenzione laggiù! Cosa c'è? Ci sono due petrolieri, presto inchiniamoci! No, che inchiniamoci? No, no, esagerando, no. Attenzione, ci sono due banchieri, presto, inchiniamoci! Ma no, ma non dovete! Attenzione, ci sono due casse integrati con le pietre! Aia! Tranquilli, tranquilli. Ho paura, eh? Maria Elena fermerà le pietre. Addirittura! No. No, no. No. Mi hanno colpito, ma non ho sentito niente. Ah, ecco. Questo è il vero miracolo. Ah, è certo, sì. Ogni santità sorprendo, Maria Elena questo lo sa. Se fallisce una barca ad Arezzo, è sta buona a salvare papà. Viva Santa Boschi, vero angelo del governo. Viva Santa Boschi, anche Denis è pazzo di te. Signori miei, sì. Questa settimana c'è stata una grande perdita. Ah, certo. Che ha fatto soffrire tutti noi. È vero, certo, certo, certo. Una figura fondamentale per questo paese. Sì, è vero, fondamentale. Che non apparteneva al PD. No, infatti. Magari non amata da tutti. È vero, è vero. Ma che ha segnato profondamente l'Italia. Giustissimo, giustissimo. Una figura visionaria. Sì, certo. E anche rivoluzionaria, lasciatemelo dire. Può dirlo forte. Lasciatemi fare un saluto. Sì. A Simona Ventura, che ha lasciato l'isola dei famosi. Ma no! Silenzio! Ma no! Ma non è silenzio! Cosa c'è? Sta parlando! Ma chi? Giungiamo le mani in segno di assoluta devozione. Ma è un ministro, guarda. Ascoltiamo le sue parole. Ascoltiamo le parole della Boschi, sì. Sì. All'inizio la bellezza aiuta. Ma poi bisogna rimboccarsi le maniche. Brividoni! Ma che brividoni? Brividoni! Ma ha detto una banalità, con tutto rispetto. Con ma questa frase Santa Boschi surclassa in un colpo solo le apparizioni di Fatima, Lourdes, Medjugorje, le reunion delle Spice Girls messe insieme. Ma cosa c'entrano le Spice Girls, tra l'altro? Solleviamo Santa Maria Elena! Oh, la solleviamo? Sì. Solleviamola! Solleviamola così. Cantiamo la sua lode! Ma anche rendiamo grazie alla Santa! Va bene. Lei disegna un nuovo stato. Ci fa la carità, ogni tanto 80 euro se lo taglia la sanità. Santa Boschi angelicata, reginessa della narrazione, viva viva Santa Boschi, il paese si affida a te. Grazie a Marta Nannini, che interpreta la Boschi, Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone.